Buongiorno a tutti, Pietro Riccio, creatore, sviluppatore e gestore di Casa e Vacanza. Dopo un po' di giorni che sono mancato perché ero in vacanza a Napoli, ritorno con i miei filmati e oggi stavo pensando a una mail che mi ha scritto una persona che mi segue, che ha detto: cioè, chi ci garantisce che anche questo settore non abbia il problema o che non finisca da un momento all'altro? E magari questa persona pensava, dice, ma se io poi prendo una casa, convinco il proprietario, faccio la sublocazione, inizio questa attività e per una ragione o per un'altra finisce il tutto, mi trovo ad aver perso del tempo. Un po' esagerata come affermazione, secondo me è più una provocazione che ha voluto fare questo signore, però io accetto la provocazione e rispondo alla sua domanda. Allora, per finire gli affitti brevi come li vediamo noi, allora bisogna prima di tutto che chiudano tutti gli ospedali d'Italia, quindi questo è impossibile, matematicamente impossibile che gli ospedali chiudano, perché loro purtroppo hanno sempre persone, hanno sempre clienti, se tra virgolette. Se chiudessero tutti gli ospedali, gli stadi, gli enti fiera, che altro, tutto quello che sposta persone da un posto all'altro della nazione, anche se finissero i parenti fuori sede, che i familiari, le mamme, i papà, le nonne, i nonni, i fratelli, le sorelle vogliono andare a trovare, e per andargli a fare visita, siccome oggi tutti hanno questi mini appartamenti o monolocali, non hanno possibilità di ricevere i parenti che vengono da lontano e magari preferiscono, per nostra fortuna, prendere una casa vacanza, affittarla per un po' di giorni, quindi con un affitto breve, ospitare i propri parenti per un po' di giorni e poi ognuno ritorna alla sua casa. Quindi la provocazione di questo signore, che diciamo mi ha divertito, mi è piaciuto, perché mi sembrava una domanda semplice, nello stesso tempo pungente. Allora, gli affitti brevi, come li vediamo noi, non potranno mai finire. Questo te lo sottoscrivo tranquillamente, perché noi ospitiamo persone che vengono da un posto all'altro d'Italia, noi che siamo qua, altri che sono in altri posti. La gente si sposta da un posto all'altro della regione, della nazione o del mondo, perché o deve andare a fare visita a qualcuno o vuole andare a fare un viaggio turistico, per andare a scoprire, a guardare, a conoscere posti nuovi, oppure ha bisogno di un ricovero ospedaliero perché deve fare degli accertamenti speciali che fanno in un determinato ospedale, oppure deve fare un intervento, oppure deve fare delle chemio o tantissime altre cose che obbligano le persone a spostarsi da una parte all'altra d'Italia, d'Europa o del mondo. Detto questo, ho risposto alla simpaticissima persona che mi aveva scritto sta cosa, e ti rinnovo, se ti fa piacere, se ti piacciono i miei filmati, se ti vuoi interessare agli affitti brevi, vuoi creare una tua attività, vuoi arrotondare una tua attività, vuoi imparare un qualcosa di bello, un'attività nuova che diciamo non abbiamo inventato noi, l'affitta camere, noi abbiamo inventato, creato, migliorato, sviluppato l'affitto breve, dando un servizio al top alle persone che quindi poi restano contente e quasi sempre ritornano e ci fanno anche dei complimenti, permettendoci poi di migliorare con le recensioni, quindi tante altre cose che chi mi segue conosce già, e quindi migliorare il nostro lavoro e anche i nostri utili. Con questo ti chiedo, se ti piacciono i miei filmati, di iscriverti al canale Amare gli immobili affitto stanza, al mio profilo Facebook Pietro Riccio o alla pagina Affitta Breve e Vivi di Rendita. Ciao e al prossimo filmato. Ciao.